Sono Alfredo Galmozzi, sono nato a Crema il 23 di aprile 1922. Durante l'ultima parte della guerra ho fatto parte della Resistenza, sono stato vicecomandante della 4ª Brigata Garibaldi, sapista della provincia di Cremona, la chiamammo Francesco Follo. Dopo la fine della guerra sono stato al partito, sindacato per 2 anni, come segretario della Camera del Lavoro di Crema e vice segretario della Camera del Lavoro a Cremona. E poi ho continuato, pur lavorando nelle cooperative, ho continuato a fare la mia attività nelle varie organizzazioni. Sono stato consigliere comunale dal 1946 fino al 1992, anno in cui ho dato le dimissioni perché dopo tanti anni di attività come consigliere era anche giusto lasciare spazio ai giovani perché facessero le loro esperienze. Per esempio via Civerchi, dove avevano la sede le Brigate Nere, noi in quella strada facciamo 3 operazioni. La prima operazione fu quella di andare a gettare i volantini nei cinematografi, contemporaneamente in tutti i cinematografi. Io andai in quello proprio di via Civerchi, perché era quello anche più pericoloso. Gettati i volantini a grande velocità, mi allontanai scendendo i 30 gradini proprio in quasi 2 salti, i 30 gradini al cinematografo, e mi trovai in via Civerchi. Fortuna di non trovare fascisti per la strada. La seconda operazione che facemmo lì fu quella di mettere una bomba alla caserma delle Brigate Nere. La mettemmo in via Riva Fredda, in un portone a posteriori della caserma. La bomba non saltava per aria e allora eravamo tentati di andare a vedere cos'era accaduto perché non saltava, solo che poi la bomba saltò. E saltò perché avevamo messo un po' più di filo di quello che era necessario. La terza operazione è stata quella invece che poi ci ha fatto scoprire, sempre in via Civerchi. Lì c'era uno delle SS italiane che si vantava di aver fatto rastrellamenti, eccetera. Entrammo in casa e oltre a lui trovammo anche uno delle SS, un maresciallo delle SS, che era ospite in casa sua. Quindi invece di un mitra ne prendemmo due e invece di una pistola ne avemmo due. Se non che lui ritenne di riconoscere uno di noi. Venimmo avvertiti che avevano arrestato mio padre, mia madre, il papà di un altro partigiano, la mamma di un altro partigiano e poi avevano arrestato un ragazzo che non c'entrava niente, che era venuto lì solo per curiosità. Da lì dovetti cambiare aria, quella sera lì subito a Romanengo da Maffezzoni e dopo a Casalbuttano dove rimasi fino alla liberazione e fino al 30 di aprile del 1945. Io so che lei è uno dei più importanti, anzi probabilmente il più importante collezionista di fotografie delle lotte sindacali e anche della realtà locale, ecco. Ci può far vedere qualche foto che ci danno così una testimonianza della Crema di quegli anni? Dunque, questa qui, certo, la raccolta delle fotografie c'è, è numerosa. Fotografie che abbiamo raccolto in tutti questi anni, quelle poche che c'erano, perché allora era una difficoltà anche fare fotografie, non c'erano soldi nemmeno per comprare il rullino. Ecco, questi sono i rappresentanti delle commissioni interne, i nostri candidati, sia dell'inificio che della Everest, quella che poi diventerà l'Olivetti. Invece siamo alla Essa Rigoni, diventata poi Vandenberg. In questa fabbrica volevano chiuderla. Siamo nel 1954, grande sciopero, intervento della polizia che schiaccia e massacra decine e decine di biciclette con le camionette, la capasassura, la gente si sparpaglia nella piazza. La minatoia ancora con le tenaglie. Si prendeva il laminato quando usciva dal forno e di corsa si doveva stendere e lì era veramente un mattatoio perché gli infortuni erano a ripetizione, infortuni gravi, gente che ha avuto trapassato il ventre dalle
dalle verghe di ferro arroventate che uscivano dal forno e loro di corsa dovevano prenderla di corsa e distenderla di modo che non si attorcigliasse. E il ferro era una cosa veramente bestiale. Quel poco materiale che sono riuscito a raccogliere, l'ho raccolto, l'ho catalogato, l'ho quindi messo via a disposizione di tutte le organizzazioni che hanno bisogno.